Allora, Paolo, erano troppo importanti questi tre punti sia per il Benevento che per l'Avellino. Poi siete riusciti nell'intento, quindi insomma, ben per voi. Sì, eravamo consapevoli delle difficoltà della partita, però l'unico risultato che oggi potevamo fare era la vittoria. Credo che abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato di vincere. Senti, troppo rinunciatario l'Avellino, soprattutto nel primo tempo, poi si pensava a un riscatto nel secondo tempo, invece voi avete tenuto a botta e praticamente è venuto subito il gol che ha sbloccato la partita e che praticamente vi ha lanciato. Ma credo che non è demerito dell'Avellino, ma è merito nostro, perché quando giochiamo così a calcio credo che tante squadre fanno fatica contro di noi, quindi oggi si è rivisto il vero Benevento che avevamo fatto anche il primo tempo a Cesena, e quindi giocando così possiamo solo fare il risultato. Due buone prestazioni, le ultime due anche per quel che ti riguarda, oggi poi diciamo coronate con questo gol, è una grande prestazione ulteriore in questo tempo, insomma te lo immaginavi, come l'hai vissuto la rigida? Ci speravo, diciamo che Avellino mi porta bene. L'anno scorso avevo fatto due gol, quindi ci tenevo a fare bene, soprattutto perché sapevo che questo derby era troppo importante per la città di Benevento, quindi siamo entrati con una voglia maggiore in campo e, come ho detto prima, abbiamo meritato, ci siamo portati tre punti che al di là del derby sono fondamentali per i playoff. Il cambio di posizione ti ha creato problemi, anzi pure ti ha anche agevolato. Prima sei partito centrale, sei partito comunque bene, poi però anche a destra hai dimostrato di saperci fare. No, l'ho fatto tante volte fino adesso in carriera, quindi mi adatto a quello che il mister mi chiede. A destra sicuramente posso anche rientrare col mancino e essere determinante. Sono contento, ma al di là del ruolo credo che sia l'atteggiamento giusto che abbiamo avuto tutti dal primo all'ultimo minuto. E giocando così, con questo atteggiamento, partite ne perdiamo poche. Quanto ci hai creduto sul gol del 2-0? Ma aspettavo sicuramente l'errore. Stavo lì sperando che non mi vedeva da dietro, infatti grazie a Dio l'ho presa e sono riuscito a entrare in aria. Produttivo anche il pressing di Ceraulo e Puskas sui due portatori a sinistra prima che arrivassero a scaricare il pallone su Omeo. Sì, ma credo che oggi la nostra forza è stata quella, siamo andati a pressare il portatore di palla loro, non abbiamo lasciato mai tempo di gioco. Poi ci sta il calo fisico gli ultimi minuti ed è giusto che siamo anche difesi un po' di più rispetto al primo tempo e alle altre mezz'ora della partita, però credo che è meritatissima la vittoria. Ciao, buonasera. Per te la scorsa sera è stato derby di mercato, poi alla fine hai scelto Benevento e oggi col senso del cuore hai detto che l'Avellino ti porta bene, ma questo gol molto importante dove i due con le maglie del Cesena l'ultima del girone della scorsa campionata. Sì, sicuramente è stata una lotta all'inizio, però appena ho ricevuto la chiamata del presidente e del mister, che sapevo poteva farmi emergere a livello anche di prestazioni perché mi faceva giocare nel mio ruolo naturale, non ci ho pensato due volte a venire a Benevento. Per la squadra può essere diciamo, un punto di svolta, perché insomma, si esce da un momento abbastanza cupo, sì. Almeno per i risultati. Sì, credo che dal punto di vista dei risultati sì, però credo che il gioco e l'impegno non è mai mancato, anche se magari altre partite abbiamo fatto meno bene, però ad esempio col Vicenza abbiamo sbagliato due o tre palle gol e potevamo indirizzare la partita a nostro favore. Cesena abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, poi c'è stato il blackout di 10 minuti, ma credo che a livello di impegno e di prestazioni questa squadra non bisogna mai rimproverare nulla. Certo, se si gioca così per tutti i 90 minuti, per gli altri è duro. Ciao Falco, complimenti per la vittoria. Grazie. Anche oggi una bellissima cornice di pubblico. Vi chiedo, i derby campani di Serie B per fascino, colori, partecipazione popolare potrebbero meritare qualcosa di ancora più luminoso della cadetteria? Sicuramente è stato un derby spettacolare sia in campo che fuori. Ben vengano queste partite perché diciamo vince il calcio, magari ci fossero tutte partite così. Credo che alla fine è stato un derby anche molto rispettoso da entrambi le tifoserie, gli sfottò ci sono perché quello è normale. Credo che Benevento, l'Avellino ha anche una storia un po' più importante a livello di Serie A, ma credo che Benevento con il presidente, con l'organizzazione che ha, può ambire sicuramente alla Serie A. Possiamo dire che oramai è fatta per i playoff? Ma credo che con questa vittoria di oggi abbiamo dato un bel segnale. Credo che basteranno altri tre punti per stare matematicamente dentro. Grazie.